Nella serata del 13 dicembre il Lions Club di Nicosia, guidato da Domenico Scapuzzo, ha offerto uno spazio di raffinato incontro culturale presentando il nuovo romanzo della scrittrice ennese Salvina Alba, intitolato Il Bosco di Faggi. Noi di solito come Lions Club ci occupiamo più che altro della promozione del benessere fisico, facciamo screening per il diabetico, cardiologico, raccolta alimentare, raccolta di occhiali usati. Abbiamo fortemente voluto questa serata anche perché riteniamo che oltre al benessere fisico ci vuole anche quello psichico e anche culturale. Dico, la nostra cittadina ha anche bisogno dal punto di vista culturale di darsi una smossa, e quindi per questo ci siamo occupati di questa serata e l'abbiamo voluta in maniera proprio forte. Dico, io ringrazio le socie del Lions, la dottoressa Caglione e Elisa Ridolfo, che si sono occupate dell'organizzazione per la riuscita. Elisa Caglione ha intrattenuto il pubblico con una conversazione avvincente con l'autrice, mentre Elisa Ridolfo ha regalato al pubblico la bellezza di alcuni frammenti selezionati dal libro. Questo è il quinto libro che pubblico e in questo libro ho voluto fare qualcosa di diverso, perché nella seconda parte io di solito faccio una sorta di il genere contemporaneo, la narrativa contemporanea di tipo un po' psicologico, ma in questo romanzo, nella seconda parte, diventa un po' un thriller surreale. E quindi diciamo questa particolarità. La tematica è quella di un giovane che vive una crisi, un disagio esistenziale, ha una crisi esistenziale che poi diventa anche una riflessione sulla condizione umana. Comunque si potrebbe definire anche un romanzo di formazione, perché questo giovane dall'inizio alla fine raggiunge una consapevolezza e una maturità diverse. L'accompagnamento musicale è stato curato da Antonino Salinaro. Il libro regala una prospettiva realistica sulla vita e sull'equilibrio tra desideri e responsabilità, culminando in un finale che invita a riflessioni personali. La sua capacità di esplorare la complessità umana attraverso la scrittura continua a conquistare il pubblico, e Il Bosco di Faggi promette di essere un'aggiunta memorabile al suo ricco repertorio letterario.